Quante volte vi è capitato di ritrovarvi sempre lo stesso post sulla home di Facebook? La maggior parte di noi è semplicemente passata oltre, magari qualcuno ha anche alzato gli occhi al cielo infastidito. E invece, al piccolo Charles, questo ha salvato la vita. Se credete nel destino, la storia di oggi è perfetta per voi. È la storia di un bambino gravemente malato e di una famiglia che ha fatto di tutto per adottarlo e dargli finalmente l'occasione di vivere. Ma prima di iniziare, non dimenticatevi di lasciarci un mi piace, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sul campanello delle notifiche per altri incredibili video. Davanti a quel post su Facebook, la giovane Chelsea Zelini Floro rimase a bocca aperta. Un ospedale stava lottando per trovare una casa per un bambino con gravi problemi e malattie. Gli era stato affidato da più di 2 mesi ormai, ed ora che era giunto il momento di dimetterlo, il piccolo aveva bisogno di una casa. Chelsea non aveva intenzione di adottare un bambino, almeno fino a quel momento. Lei e suo marito vivevano in Texas e avevano già dei figli, ma quel post l'aveva lasciata sconvolta. Come membro di un gruppo di affidamento proprio su Facebook, Chelsea non era nuova a post del genere, eppure questo sembrava diverso dagli altri. «Non sono riuscita ad ignorarlo e passare oltre», ha raccontato la donna. Un bambino che aspetta in ospedale per 2 mesi e mezzo, che non riesce a trovare una casa o un posto in cui vivere, sta male ed è considerato fragile dal punto di vista medico e in aggiunta a tutto questo, l'appello arriva proprio dall'ospedale stesso che stava giungendo ormai al collasso ed era costretto a dimettere il piccolo per mancanza di posti, ha continuato con le lacrime agli occhi. Come si fa ad ignorare una situazione del genere? Chelsea ha commentato immediatamente il post chiedendo informazioni, ma purtroppo la risposta era molto scoraggiante. Io e mio marito ne abbiamo parlato, avevamo entrambi il cuore a pezzi, ma purtroppo la portata delle sue esigenze mediche era troppo per noi. Non potevamo sostenere quei costi con altri 3 figli. Chelsea e suo marito hanno provato a lasciar perdere, ma il destino aveva altri piani per la famiglia Zelini Floro. Il giorno dopo, la donna si è imbattuta in altri 2 post simili e alla fine ha deciso di parlare direttamente con l'ospedale. Voleva sapere tutto sul bambino. È stato così che ha scoperto che il piccolo era un vero e proprio miracolo. L'ospedale non aveva mai visto niente di simile. Quel bambino era unico nel suo genere. Purtroppo le condizioni erano gravi. La diagnosi era di deficit focale femorale prossimale bilaterale, classe D. Che significa che gli mancavano le anche e le ossa del femore in entrambe le gambe. E come se ciò non bastasse, i medici credevano che potesse avere anche la sindrome feto-alcolica, dovuta al fatto che la madre aveva bevuto alcol mentre era incinta, che avrebbe causato al bambino danni cerebrali. Ciò si verifica quando una madre beve con il feto in utero. Ma alla fine Chelsea non aveva dubbi, voleva aiutare quel bambino a tutti i costi. La prima volta che l'infermiera glielo mise tra le braccia, Chelsea era terrorizzata. Era minuscolo, così fragile, ha ricordato. Lo stavo tenendo bene? Stava soffrendo? Eravamo davvero in grado di far funzionare le cose?
così tante domande e nessuna risposta. Alla fine la coppia ha portato a casa il bambino, almeno in affido temporaneo, ma fu subito chiaro che la strada sarebbe stata in salita. Il piccolo era spesso malato, dormiva pochissimo e non facevamo che portarlo dai medici all'inizio, ha raccontato. Ma ce ne siamo innamorati subito. Era nostro figlio, in un modo o nell'altro. E avevamo deciso che gli avremmo dato tutto ciò che potevamo, fisicamente, mentalmente e finanziariamente. Poi, finalmente, l'assistente sociale fece sedere la coppia nel suo ufficio e chiese: «Volete adottarlo?» I loro occhi si illuminarono e il cuore gli si riempì di gioia. Certo che volevano! Il 15 dicembre 2017, la famiglia Zileni Floro ha adottato ufficialmente il piccolo, a cui hanno dato il nome di Charles. So che ci saranno altri ostacoli da superare, ma sono sicura che il nostro piccolo non si farà battere da niente, ha concluso l'orgogliosa neomamma. È forte e pieno di vita e ha una famiglia che lo ama, finalmente. Questo è tutto per oggi. Grazie per aver guardato questo video. Alla prossima storia. Ciao!